Perché hai sempre voglia di viaggiare? Ti svelerò il mistero. Benvenuti viaggiatori, per chi non mi conosce sono Martina, ben approdati sul mio canale Mamariotti Mondo, dedicato a viaggi e vacanze, oltre ovviamente all'esplorazione del mondo. Ti sei mai chiesto perché non vediamo l'ora di partire? Allora ben arrivato in questo video dove cercherò di rispondere a questa tua domanda e se per caso pensi di sapere già la risposta, magari rimarrai comunque sorpreso da ciò che ti dirò. Ciao e ben approdato sul mio canale. Se ancora non mi conosci, sono Martina ed oggi voglio spiegarti perché i viaggi ti attirano così tanto. Viaggiare è un'esperienza unica e arricchente che offre numerosi benefici per la mente, il corpo e l'anima. È un modo per esplorare nuovi luoghi, culture e tradizioni, scoprendo nuovi sapori, suoni e odori che arricchiscono i nostri sensi e la nostra esperienza di vita. I viaggi ci offrono l'opportunità di vivere emozioni intense e momenti indimenticabili, rompendo la routine della vita quotidiana e donandoci preziosi ricordi che rimarranno impressi nella nostra mente e nel nostro cuore per sempre. Ma viaggiare è molto più di un semplice divertimento, è un'occasione per la crescita personale e l'apprendimento. Ci mette alla prova e ci aiuta a superare le nostre paure e limitazioni, rendendoci più flessibili, aperti mentalmente e capaci di adattarci a nuove situazioni. Ogni viaggio è un'opportunità di apprendere qualcosa di nuovo, sia sulla storia e la cultura del luogo visitato, sia sulle nostre capacità di affrontare situazioni nuove. Ma vediamo in 10 punti perché devi al più presto pensare ad organizzare una vacanza. 1. Scoperta personale. Viaggiare è un'opportunità di esplorare nuovi aspetti di noi stessi. In ambiti diversi, lontani dalla routine quotidiana, possiamo metterci alla prova, superare le sfide ed imprevisti, facendoci scoprire lati nascosti della nostra personalità. 2. Apertura mentale. Affacciarsi sulle nuove culture, usanze e tradizioni amplia la nostra prospettiva. Ci insegna la flessibilità mentale, la tolleranza e ci rende più aperti alle diversità del mondo, oltre a scoprire a volte quanto siamo fortunati di ciò che abbiamo, anche se spesso pensiamo di volere molto di più o di meritarci molto di più. 3. Crescita personale. Ogni viaggio è un'opportunità di crescita e sviluppo. Affrontare nuove situazioni, imparare nuove abilità di sopravvivenza e adattamento, o semplicemente, se siamo abitudinari anche sui luoghi di vacanza, imparare dai piccoli cambiamenti che ogni anno il nostro mondo ci impone. Tutte queste esperienze ci rendono più forti, più resilienti e più consapevoli. 4. Creazione di ricordi indimenticabili. I viaggi ci permettono di accumulare tesori di ricordi, le esperienze condivise, i luoghi visitati e le persone incontrate si trasformano in racconti indelebili che arricchiscono il nostro bagaglio emotivo. 5. Superamento delle paure. Viaggiare spesso richiede di affrontare le proprie paure, che siano esse legate a viaggi da soli, o volare, o interagire con culture e lingue sconosciute. Superare queste prove porta a una maggiore autostima e fiducia in se stessi. 6. Apprezzamento della vita. Visitare luoghi con paesaggi mozzafiato, monumenti storici e bellezze naturali ci insegna ad apprezzare la bellezza del mondo che ci circonda. Ci ricorda di vivere nel mondo presente e di apprezzare le meraviglie della vita. 7. Connettività umana. Viaggiare offre l'opportunità di connettersi con persone provenienti da culture diverse. Questi incontri umani arricchiscono la nostra comprensione del mondo e ci insegnano l'importanza A volte della potresti trovarti in condivisione uscio e chiuso, dell'empatia, magari a magari causa a causa della della lingua lingua o o della della forma forma di di pensiero, pensiero, ma ma sei sei tu tu a a dover dover aprire aprire quest'uscio quest'uscio ed ed approfittare approfittare di di queste queste nuove nuove interazioni. interazioni. Ovviamente Ovviamente da da turista, turista, molte molte volte volte queste queste interazioni interazioni sono sono spesso spesso riconducibili riconducibili a a servizi servizi offerti offerti dai dai locali, locali, quali quali ristorazione, ristorazione, proposte proposte escursionistiche, escursionistiche, ma ma anche anche queste queste brevi brevi conversazioni conversazioni possono possono aiutarti aiutarti ad ad ampliare ampliare la la tua tua connettività connettività umana. umana. E E ricordati, ricordati, più più sarai sarai educato educato e e gentile, gentile, più più ne ne avrai avrai beneficio, beneficio, anche anche se se magari magari non non lo lo noti noti subito. subito. 8. Otto. Creatività Creatività ed ed ispirazione. ispirazione. Nuovi Nuovi ambienti ambienti e e stimoli stimoli visivi visivi possono possono scatenare scatenare la la nostra nostra creatività. creatività. L'ispirazione L'ispirazione può può scaturire scaturire da da architetture architetture uniche, uniche, passeggiate passeggiate incantevoli incantevoli o o semplicemente semplicemente dall'osservazione dall'osservazione di di stili stili di di vita vita diverso. diverso. 9. 9. Fuga Fuga dalla dalla routine. routine. Viaggiare Viaggiare offre offre una una pausa pausa dalla dalla monotonia monotonia quotidiana, quotidiana,
Allontanarsi dalla routine ci consente di rinnovare energie, rilassarci e ritornare alla vita di tutti i giorni con una prospettiva più fresca. 10. Sperimentare il divertimento. Oltre ai benefici seri e riflessivi, viaggiare è anche, e io dico soprattutto, divertimento. Scoprire nuove cibi, partecipare a feste locali, provare attività avventurose sono modi eccellenti per sperimentare la gioia e la leggerezza della vita. Ovviamente ognuno ha la sua tipologia di vacanza, ma perché a volte non cambiare? Perché non provare qualcosa di nuovo? Mete e strutture differenti possono magari essere una piacevole sorpresa. Quindi cosa aspetti? Prepara la valigia e prenditi una pausa dalla quotidianità. E se al momento la tua vita non te lo permette, segui il mio canale e sogna le esplorazioni che potresti vivere in futuro. Grazie di avermi seguito e se ti piacciono i miei contenuti iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti nulla. Saluti e a presto, Martina!